Buonasera a tutti, eccoci qua, benvenuti. Buonasera e benvenuto a Nicola Zingaretti, buonasera e benvenuto a Goffredo Bettini. Siamo qui in occasione della presentazione, una delle varie presentazioni del libro di Goffredo Bettini che sta andando molto bene, se ne sta parlando tanto, ma Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti sono anche due fra i protagonisti di quello che è stato il governo Conte 2, lo vedremo, ne parleremo, ma al di là di questo. Tornano anche oggi a incontrarsi dopo varie vicissitudini. Ovviamente al centro del tema di oggi c'è il libro che, come ho già detto, ripercorre tante cose. Forse ne avrete già sicuramente sentito parlare della sinistra, addirittura del ruolo importante, fondamentale che ha avuto la sinistra e di quanto oggi, per esempio, il PD, benché le idee esistano, non abbia quella presa forse sull'elettorato. E infine si parla anche della guerra. Ma insomma, al di là di questo, vorrei iniziare subito, chiedendo se possibile, naturalmente, risposte stringate, con Nicola Zingaretti. E vorrei chiedere a Nicola Zingaretti cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto del libro di Goffredo Bettini. Salve, grazie innanzitutto. Io devo dire che nella lettura del libro la prima cosa che mi è venuta in mente è che è un saggio che è un po' come, credo si chiamassero le lampare, cioè quelle lampade che nella notte i viandanti usano per fare un po' di luce e cercare la strada. E non è banale dirlo. Perché è un saggio utile innanzitutto per tentare, come fa Goffredo, di capire perché siamo arrivati a questo punto, la sinistra italiana, la sinistra del mondo, la sinistra europea, e poi anche di dare dei punti di riferimento, una speranza. Ma l'essenza del libro, e mi permetto di dire anche la forza del saggio, è quella di tentare, prima di dare delle soluzioni o delle indicazioni, di affrontare dei nodi del perché poi a sinistra in Italia c'è accaduto quello che c'è accaduto. Cioè una lettura un po' più di fondo, perché tante parole che puntualmente dopo vittorie o sconfitte si susseguono non vanno bene e comunque non sono sufficienti, tanto è vero che poi purtroppo ritorniamo sempre indietro. E non è banale cimentarsi con un lavoro che dice: aspettate un attimo, però cerchiamo di capire che cosa c'è accaduto. Perché io credo che questo sia il vero problema di questo tempo. Il primo, una difficoltà ad avere collegialmente un dibattito vero, franco, schietto, popolare, senza essere etichettati. E dall'altra è importante perché io credo che ciò che caratterizza la sinistra in questo tornante della storia, a differenza forse del dopoguerra, è che non è vero che noi abbiamo ben chiaro cosa ci sta accadendo intorno. E quindi tanti errori, a volte sono figlie di cattiva linea, ma a volte sono proprio figlie che non si capisce che cosa ci sta accadendo. E quindi, ad esempio, per essere brevi, che cosa vuol dire andare alla radice o scavare alcune cose? Tra le tante cose, io ho trovato molto bella un tema che attraversa il libro, la suggestione che, se ho capito bene, Goffredo, tra l'altro, rilancia riportando nella vicenda italiana le riflessioni di questo grande filosofo sudcoreano. C'è tutta una parte che non è banale, nella quale si dice: ma quello che poi è venuto meno alla politica sono le forme nelle quali essa si organizza, ma anche nelle quali si organizza la politica stessa, nella dimensione urbana, nel modello di produzione che aveva un luogo di produzione dentro il quale si formavano gli attori del conflitto, ma anche, dice, i paesi, le città che erano i luoghi e gli stati. Noi, come sinistra, abbiamo da anni riflettuto sulla fine degli stati-nazione come la dimensione della politica, ma qui c'è qualcosa di più che semplicemente la crisi dello Stato-nazione. È cambiato il luogo nel quale si formano i soggetti del conflitto e è incredibilmente aumentata, quasi senza esistere, il rapporto
tra me e l'altro, c'è una parte molto bella della quale, citando Francesco, si parla di toccare l'altro. Ecco, io lo dico da ex amministratore, il fatto è una parte molto vera e questo non può non aver influito a un pensiero che tenta di trasformare le cose. E l'altra cosa utile è che però a questa, poi ci torneremo, visione un po' apocalittica, che io condivido però, perché è proprio quello il tema, finalmente si apre un faro, e che non dà, cioè non è la rassegnazione, appunto è una lampara, perché dice guardate che il problema è questo, il resto è rumore. L'altra cosa importante che dice è, quindi da dove ricominciamo? E l'altro grande elemento che lega il libro è l'ancorarlo a una missione che invece noi abbiamo o rischiamo di perdere, tutta la politica, che i costituenti hanno sintetizzato in quel famoso comma 2 della Costituzione, che in sostanza dice, ma noi perché esistiamo? Esistiamo per ridurre la distanza tra chi ha e chi non ha. Il famoso documento di Piazza Grande, la stagione di Piazza Grande alla quale Goffredo ha collaborato così tanto, non a caso partiva dopo quella catastrofica sconfitta dall'idea che noi dovevamo ricominciare dalla riduzione della distanza tra chi ha e chi non ha. Nell'articolo 3,2, che si dice la Repubblica, non qualcuno, la Repubblica, cioè le persone, i cittadini, gli attori sociali, il sistema, la politica, ma noi dovremmo dire innanzitutto noi, esistono perché devono rimuovere gli ostacoli. Quindi anche questo è un tema non presente nella politica attuale. Perché si fanno i partiti personali? Perché qualcuno... Allora, non ci sono motivi per fare i partiti personali? Sì, ce ne sono tanti, figurati, ma non rispondono a quella missione. Quindi la cosa bella che sta all'inizio, ma poi percorre il percorso, addirittura ogni tanto si fa capolino, è che in questo mondo senza forme della partecipazione e senza luoghi, poi in realtà, e anche perché alcuni interessi si sono organizzati per sostenere questo processo disaggregativo, noi ritroviamo un'anima se ritorniamo invece a quel principio che i costituenti hanno definito in quelle bellissime cinque righe, ma che dovrebbe intessere invece il senso stesso del perché esiste un pensiero di trasformazione. E qui Goffredo, e chiudo, e si fa più ottimista citando degli attori, dei soggetti possibili, i figli, la bellissima definizione alla fine, dicendo perché dice... Quello è un insopprimibile elemento al quale dobbiamo, e qui mi permetto, e chiudo davvero, fare un ricordo personale, perché poi nel libro ce ne sono tanti, e io ho ritrovato una cosa che a me ha segnato molto nella mia vita. Nell'89, pochi se lo ricordano, nell'ottobre dell'89 ci fu una sconfitta al Consiglio Comunale di Roma dopo una battaglia epocale che ci fu dentro la città. Eravamo alla vigilia sia del crollo del muro di Berlino del novembre che poi della svolta della politica. E io ricordo perfettamente, questo libro mi ha fatto rivedere in mente questo essere chiari nell'analisi ma non perdere la speranza, una relazione proprio di Goffredo al terzo piano del direttivo del Partito Comunista, dove io mi infilai da militante perché avevo seguito la campagna elettorale, nella quale poi Goffredo diceva ma guardate che qua in risultato alle comunali di Roma è successo qualcosa che noi non... Dobbiamo indagare come se ci fosse un ostacolo di fondo su quello che noi siamo, allora comunisti, e la società italiana. E io che avevo pochi anni, 20 anni, ero disperato, e poi invece aggiunse, ma noi ci dobbiamo appellare, attaccare a quell'elemento insito nell'essere umano di voglia di riscatto, che poi è quello che rinfondò la speranza. Quindi perché dico questo? Perché il saggio, mi permetto di dire, la lampara, cioè coloro che aiuta a stimolare una riflessione, ma comunque a farci capire quello che è accaduto, è utile perché innanzitutto è vero, dice la verità, porta nel dibattito dei temi profondi e poi dà una speranza. Cosa temo io? Io temo che la politica non è preparata a questo livello di crudezza del dibattito e sia concia a soluzioni consolatorie per un periodo di transizione che non affondano le radici, che è quello poi del nuovo radicamento non semplice tra noi, il nostro senso e la società italiana, perché gli attori politici del momento non prendono le decisioni
per ridurre gli ostacoli. Li prendono per altri motivi, anche nobili. Io non voglio, non mi permetto di giudicare, ma quel campo lì è non presidiato. E malgrado non esistono confini, le forme o okay, che, però è nell'uomo quell'esigenza. E noi dobbiamo capire attraverso quale forma non tradiamo l'esistenza nostra, o il senso dell'esistenza, costruendo su questo battaglia politica. Però il primo modo per farlo è partire da questo. E il libro, secondo me, ci aiuta molto. Allora, grazie, mi sembra una riflessione buona, alta, ma soprattutto che offre tanti spunti. A Bettini voglio chiedere innanzitutto questo. Allora, nel libro, Bettini, lei parla, del suo legame storico, intanto con Zingaretti, che Zingaretti in qualche modo adesso ha ricordato, ma al di là di questo anche della sua volontà di voler sostenere il suo segretariato. E tra le altre cose, la volontà di stargli anche vicino. Ciò nonostante, sono esistiti degli attriti, parte dei quali, per esempio, lei scrive anche nel libro no, la necessità a un certo punto di dare vita al Conte 2, oppure chi, come Zingaretti, invece credeva che si ritenesse che era meglio andare a votare, ma anche, per esempio, il passaggio sul, come lei scrive, sul sindaco di Roma. Nella eventuale candidatura di Zingaretti. Allora vorrei sfruttare questa occasione sulla scia di quello che ha detto Zingaretti per capire se effettivamente alla luce di queste nuove, diciamo così, non dichiarazioni, ma senz'altro di queste nuove, volontà da parte di entrambi, anche, ridefinite e chiarite, come ha appena espresso Zingaretti. Ci sono dei punti di chiarimento, ci sono dei punti su cui dovete in qualche modo ritrovare un punto d'incontro, oppure se invece questo punto d'incontro c'è sempre stato, è sempre stato molto solido, molto coerente e semplicemente per un periodo poi avete avuto idee differenti e pertanto avete seguito linee diverse. Però viene da chiedersi se invece alla luce di quello che ha detto Zingaretti, alla luce di quello che lei scrive, questa non sia l'occasione per chiarirvi, insomma, e farlo anche in questa occasione. Sì, io intanto ringrazio Nicola perché la lettura che ha dato del libro, mi ci riconosco, la ritengo sostanzialmente vera, coglie un po' il mio sentimento, che poi alla fine è molto basico, molto semplice, cioè a 70 anni uno fa anche un po' il bilancio della propria vita, delle proprie esperienze. E si domanda a che punto sta, insomma, ecco. E la domanda del libro è: vabbè, la sinistra nelle sue varie forme nell'Ottocento e nel Novecento, diciamo, si è presentata sulla scena della storia, sia con i partiti socialisti, sia con il lampo del 17, però il sentimento della sinistra è persino più antico, ecco, dell'Ottocento e del Novecento, ha avuto forme diverse anche nei secoli passati, quindi mi riferisco a tutta la storia delle rivolte degli ultimi. E la domanda che mi pongo oggi è: rispetto a tutto quello che ci preme alle spalle, è rimasto qualcosa? C'è ancora un propellente che ci mobilita? C'è il soggetto su cui può reggere la trasformazione? Ricordiamoci come è stato importante lo schema della sinistra nel Novecento in cui c'era diciamo, l'analisi della situazione, un'analisi scientifica della situazione e poi c'era il soggetto della trasformazione, quindi era analisi e poi trasformazione e poi però questo soggetto era ben identificato fin da le analisi di Marx, era la classe operaia cosciente, che era una sorta di intelligenza collettiva e generale che guidava, diciamo, la trasformazione del mondo. Tutto questo oggi non c'è né il soggetto, né quella capacità di far esprimere il senso innato, di rivolta che c'è nelle persone quando esse vengono maltrattate o soffocate.
E persino appunto il termine sinistra è quasi scomparso, perché se noi vediamo, almeno sinistra come la intendo io, cioè se noi vediamo la situazione di oggi, dov'è la sinistra? Dagli anni 70 era una sinistra che si chiamava comunista, socialista, poi era laica anche, democratica, c'era appunto la Malfa e non Calenda, quindi, ed era oltre il 50%. Oggi se domandiamo dov'è la sinistra, la vedete, cioè c'è un profilo unitario, questo non c'è. Però Zingaretti aveva iniziato questo, diciamo, percorso di riportare il partito più a sinistra di quanto non lo fosse stato prima, aveva intrapreso un percorso di coalizione con delle forze anche più a sinistra, o no? Sì, no, ma quando sarei venuto alla domanda che riguarda Nicola, cioè il nostro rapporto, beh, un po' è una quasi pleonastico dire quanto si sono intrecciate, nutrite a vicenda, diciamo un po' le nostre storie, anche se lui è una generazione precedente, però Nicola viene da quella generazione ancora inquieta sinceramente protesa alla trasformazione delle cose, che pure insomma, nell'esperienza dei post-comunisti, quindi quando già era finito il Partito Comunista Italiano, anche se lui ha militato anche nel Partito Comunista Italiano, noi abbiamo poi avuto, cioè nelle varie forme del PDS, del DDS, eccetera, eccetera. Nicola ha fatto sempre parte di quella schiera di dirigenti in un rapporto molto intenso con il Partito Romano, con il sottoscritto e poi via via anche con la realtà nazionale e internazionale, perché ha svolto anche dei ruoli internazionali, che ha visto sempre come un'urgenza naturale quella di cambiare le cose. E naturalmente nel corso del tempo, grazie alle sue anche qualità, sua forza politica, ha avuto anche ruoli che hanno permesso di verificare tutto questo. Questa voglia, e quando è diventato segretario, non c'è dubbio che ha ripreso in mano un partito totalmente spento, totalmente isolato, totalmente antipatico agli italiani. E ha riaperto, ma questo nel libro lo metto bene, ha riaperto una speranza, cioè un percorso sul quale camminare. E l'ha E riaperto poi? molto bene. Poi che succede? Tu mi hai fatto due domande, lei mi ha fatto due domande. Una riguarda il momento in cui si è formato il Conte 2 e un'altra riguarda invece la vicenda del Comune di Roma e del sindaco di Il Roma. sindaco. Sulla prima dico una cosa abbastanza, per come l'ho vissuta io fra l'altro stavo fuori in quel momento, cioè Nicola nel momento in cui ha preso in mano, mi pare, poi confermare a lui, le redini del partito, lui aveva suscitato una ripresa di un orgoglio, diciamo, del Partito Democratico. Il passaggio di Piazza Grande è stato molto importante, e aveva una naturale, ecco, è giusta, giustificabile, comprensibilissima esigenza di non sprecare questo abbrivio, di non mettere in discussione subito, appena diventato segretario, questo abbrivio così positivo e così pieno di potenzialità. Quindi di fronte alla crisi di governo che fu determinata dal discorso di Conte in Parlamento contro Salvini, la cosa che sentiva più naturale, anche perché l'aveva dichiarato in varie occasioni pubbliche, era quello di andare alle elezioni. E c'era un terreno, secondo me, nel quale si poteva combattere con molta dignità, un terreno elettorale, ecco, e peraltro anche rinnovando questo partito in maniera un po' più radicale, e mi riferisco soprattutto ai gruppi parlamentari che allora erano in mano totalmente Renzi, che aveva fatto delle liste, insomma, un po' approssimative, diciamo così.
Quindi la sua reazione è stata questa a caldo, mi pare, così la colsi io, ma nel giro di pochi giorni, insomma, mi pare che sia stato poi non solo convinto un po' dai ragionamenti che in quel momento si stavano diffondendo anche nel gruppo dirigente, cioè di accettare una sfida invece di governo, per tanti motivi, adesso non voglio ripetere, se no faccio un discorso troppo lungo, ma insomma c'erano altrettante condizioni e potenzialità in una sfida di governo che io avevo colto magari forse meno nella mischia e meno subendo l'impatto, diciamo, di quel momento, che è stato un momento anche di difficile scelta per il Partito Democratico, quindi un po' più distaccato, che io vedevo invece chiaramente, cioè fare un governo che ci facesse uscire dall'isolamento, rompesse il fronte del populismo e aprisse all'Italia una prospettiva di legislatura, di un governo di legislatura, mentre Renzi proponeva una cosa molto più transitoria. Ma appunto poi nel giro di pochi mesi, di pochi giorni, mi pare che ci siamo ritrovati su una linea di sfida per il governo, e Nicola l'ha tenuta, partito, l'ha tenuta con un'enorme pazienza, un'enorme dignità e una notevole forza politica, perché noi siamo stati l'anima di quel governo. E quindi questo passaggio lo ritengo veramente marginale, non ha lasciato nessun tipo di credo, anzi, in fondo poi lui e il sottoscritto sono quelli che hanno pagato maggiormente diciamo, i costi di quell'esperienza di governo, anche internamente al partito. E credo che le scorie, diciamo, che non sono state mai totalmente ripulite rispetto a le resistenze di una stagione passata, sono state anche un po' il motivo, credo, delle sue dimissioni. Invece sulla vicenda del Sindaco è molto più semplice, nel senso che non è stata l'unica occasione, penso, nella vita politica di Nicola e nel rapporto anche con me, dove insomma un senso forse eccessivo di responsabilità, non lasciare la regione, non mettere in crisi un'esperienza che aveva dato dei risultati di notevole importanza, che forse anche in questa campagna elettorale dovrebbero essere maggiormente valorizzati, insomma, da parte nostra. Ecco, una remora a mettere in discussione tutto questo, ad avventurarsi in una cosa che penso fosse molto giusta per Roma ed era anche nelle corde in quel momento di Nicola, e ha purtroppo creato uno spazio di indecisione. Non so se lei si ricorda, ma settimane, no? Si candida, non si candida, con Gualtieri, diciamo, ai bordi del campo. E quindi diciamo che questo fa parte un po' sia della complessità delle cose che ci siamo trovati di fronte, sia un po' del carattere di Nicola, che non è uno che poi può ancora farlo, no. Però no, non butta il cuore oltre l'ostacolo con tanta facilità, quindi questo fa parte. Però invece il cuore, mi scusi Bettini, Zingaretti, vengo a lei e chiedo a tutti veramente risposte un po' più stringate, perché abbiamo 3 o 4 domande e abbiamo ancora 20 minuti. Allora, Zingaretti, il cuore oltre l'ostacolo lo gettò quando invece si decise di dimettersi dal segretariato, dalla segreteria. Allora voglio chiedergli due cose in maniera diretta, il più possibile chiara, poi se vuole articola anche altri pensieri in relazione a quello che ha detto Bettini. La prima è questa: si è pentito mai Zingaretti di essersi dimesso in quel modo dal Partito Democratico? Lo rifarebbe, non lo rifarebbe? E si è anche pentito di aver definito all'epoca, sia pure un poi aver vissuto tutti quanti, non solo Zingaretti, tutti quelli del PD, aver definito Conte il punto centrale del riferimento dei progressisti, oppure no? Voglio spiegare solo questa cosa per chi magari giustamente dice vabbè, Conte è un'altra cosa, però insomma comunque in quel momento molto buona parte del Partito Democratico aveva anche aperto la possibilità che Conte facesse, io ricordo una domanda a Bonaccini, il leader dei progressisti. Allora le chiedo queste due cose, sintetizzo. La prima, se si è
rifarebbe, insomma, in quel modo le dimissioni, si è pentito oppure no. La seconda cosa, se si è pentito oppure no, di aver definito Conte oggettivamente uno dei perni centrali, insomma, adesso non ricordo la frase esattamente, dei Punto di progressisti. riferimento dei progressisti. Grazie. Guardi, io parto da qui perché mi aiuta, ricollegandomi con quanto ha detto Goffredo nella ricostruzione storica, che condivido proprio sull'esperienza del Conte 2, condivido al 100%, rivendicando dentro quella dialettica di quelle ore, poi invece la coerenza non solo di una scelta di dare vita a quel governo, ma da parte del gruppo dirigente. Sicuramente da parte mia, da parte di Goffredo, poi il rifiuto di una certa doppiezza che ci poteva essere, cioè quella di dire facciamo un governo, ma poi sotto sotto lo teniamo sempre in fibrillazione, no? Un po' furbesca. No, noi abbiamo messo in campo, quel gruppo dirigente mise in campo un'azione leale nei confronti dell'Italia, aperta sulla prospettiva di governo, avendo 9 ministri. Molti, anzi tutti autorevolissimi in posizioni di comando, 18 sottosegretari, essendosi aperto un processo politico che, ricordiamoci bene, aveva archiviato una stagione per cui l'80% dei parlamentari erano in uno schieramento populista e nazionalista unito e compatto contro la sinistra, si è aperta una stagione di leale sostegno a un'esperienza di governo, di battaglia per dare al Partito Democratico una sua identità e dentro quel governo e quella maggioranza nella quale noi eravamo parlamentarmente una minoranza, però un'anima, perché come ha affrontato quel governo i mesi del Covid, nessuno se lo deve dimenticare. La frase fu: nessuno deve rimanere solo. Se le compagnie aeree del mondo fanno acqua da tutte le parti nei voli, è perché alcune misure di giustizia sociale dentro quell'esperienza drammatica in Italia l'ha garantita il PD e quel governo. Quindi noi ci siamo stati con la nostra identità e insieme a questo una cultura politica unitaria, che non vuol dire non avere identità, anzi il contrario. L'identità, per questo io non ho mai condiviso l'identità come settarismo. Goffredo da tempo parla dei caciocavalli appesi, cioè dei valori che stanno lì ma rimangono lì. No, l'identità è avere una visione, dei contenuti, un'anima e il progetto politico per parlare all'Italia e renderli maggioritari. In questo senso, il presidente del Consiglio del nostro governo era il punto di riferimento di un'alleanza di progressisti. Ma io. Cioè, io ho dei dubbi su chi lega, perché è come chi getta la maschera, cioè immagina una doppiezza di chi sostiene un governo, ma in realtà lo fa per opportunismo elettorale. Tanto è vero che chi lo pensava se n'è dovuto andare dal Partito Democratico e fondare un partito nuovo per distruggere il PD, e poi non ce l'ha fatta perché è risultata agli occhi degli italiani più coerente una posizione, una linea che era di rispetto del paese e di messa in campo di un progetto. Quindi io non solo non ho rimpianti, ma denuncio una furbizia di rilettura della storia su quel passaggio politico, perché quello che non funzionò tra le due opzioni non era la scelta del PD lealmente di stare a viso aperto con i propri contenuti in una battaglia unitaria. Non funzionò chi scelse quell'opzione come una furbizia, fino a poi farla cadere fondando un partito dell'1,5-2% No, e lei giustamente dice non la rimpiange, però poi fu di fatto quasi abbandonata o rinnegata per un buon periodo solo ed unicamente per il fatto che quegli esponenti politici, in particolare riferisco a Conte, diciamo, tradirono, se si può usare questo verbo, Draghi. no, no, questo è un altro capitolo ancora. No, io credo che la caduta del governo Conte 2 si deve a una trasparente scelta, che io non ho mai condiviso, del segretario del partito di Italia Viva di aprire una crisi politica legittima alla luce del sole. Si è aperta poi un'altra
un'altra stagione che è quella che poi abbiamo conosciuto, ma quello è un altro tema. Però, visto che la domanda era su quella stagione che ci portò a varare quel governo, io continuo a pensare, proprio alla luce di quanto è accaduto, che quel governo è caduto anche perché era l'unica alternativa politica al blocco e alla proposta politica delle destre, e che vedeva come forza principale, non uso la parola egemone perché sarebbe negativo in questo, ma credibile, il Partito Democratico, che non a caso in quei 2 anni, di cui uno quasi sotto Covid, aveva vinto tutte le elezioni europee ed amministrative e risultava nei sondaggi il primo partito politico italiano. Questa è la storia, ma non è che lo dico per parlare di me, ma figuriamo. E perché si è dimesso? Per evitare che ce ne si costruisca un'altra. Quindi questo è quello che io... Ma se era così buona ed era così solida e coerente, forte, perché si è poi allora arrivati a quelle dimissioni così brutali, così dolorose, e semmai se ne è pentito? Il perché un po' lo sappiamo, vedendo, adesso senza rientrare. Purtroppo lo stiamo vedendo in queste ore, in queste settimane, questa è la mia percezione, cioè di fronte all'avvio di una nuova stagione di governo con un autorevolissimo Presidente del Consiglio e con una stagione che aveva del PNRR, della vicenda legata alla battaglia del Covid e quindi una prospettiva per il Paese, noi avevamo una situazione interna che rischiava di portare e trascinare il Partito Democratico in una lacerazione permanente che, ahimè, ma questo è un altro discorso ancora, è quella che vediamo in queste ore. Invece noi abbiamo garantito, perché poi adesso la cosa divertente... Parla del congresso del PD. Campo largo, adesso io non sono innamorato delle formulette, quindi non ricominciamo, ma quando il tema di quella ripresa di vigore del Partito Democratico era la riproposizione di una cultura unitaria, erano tutti contro, tutti, no, poi non davvero. C'è stata una permanente critica a quell'impianto. Adesso tutti sono d'accordo nell'idea che sono necessarie alleanze. Con la postilla basta che si basino sui programmi, cosa fin troppo banale e ovvia, perché poi anche qui il tema dei programmi, come Goffredo ci ha insegnato, è una di quelle cose che si mette sul tavolo a seconda delle convenienze del momento. È ovvio che le alleanze vanno fatte sui programmi. Niente di più politicista dei programmi. Esatto. Ma quindi si è pentito, no, veramente rimettiamo un attimo, sennò poi perdiamo il filo e non ci arriviamo. Sì. Allora dico, si è pentito, faccio le domande più secche, si è pentito? Io non mi sono pentito perché rimango convinto di quella scelta. Quell'atto traumatico ha garantito all'Italia comunque una stagione accanto a una forte presidenza del Consiglio come quella che ha rappresentato Mario Draghi, comunque una forza politica sostanzialmente che ha vissuto un anno e mezzo di spirito unitario. Quello che poi non ha, a mio giudizio, funzionato è quello che accade dalla Presidenza della Repubblica di mesi di luglio, ma ripeto, non è questo il tema che mi appassiona, è un'altra cosa. E non voglio fare cose personali, io volevo evitare che accanto alla nascita di una stagione come quella del governo Draghi, senza peraltro alcuna garanzia che quell'esperienza riuscisse, se avesse un Partito Democratico in continua battaglia di successo. Allora, e voglio chiedere a Zingaretti subito questa domanda telegrafica, perché poi voglio andare da Bettini e chiudiamo su questo tema del congresso. A Bettini, a Zingaretti, se insomma ormai forse è fatto tardi, forse no, ma ormai questi sono i due candidati, insomma, sono Schlein e Bonaccini. Lei ha già deciso. Però Cooperlo. Aspetti. Arriviamo, guarda, però i due c'è pure un banchiere che ho visto che ha fatto un'intervista subito vendendo. Ma io voglio che volevo chiedere a Zingaretti se tra tutti questi ha già deciso chi voterà. Zingaretti, se lei ha già un suo nome. No, guardi, io sono sempre, ma non per pignoleria, però per rigore rispetto a delle cose, e dopo la lettura del libro di Goffredo ne sono ancora più convinto, non è pignoleria o burocratismo. Io credo che noi abbiamo commesso l'errore di annunciare una fase costituente
e cioè una fase di dibattito libero, vero, franco, aperto al paese, e come dissi io nelle mie dimissioni, purtroppo l'insieme di tutto il gruppo dirigente non ce l'ha fatta a tenere questo sforzo di assunzione di responsabilità, e quindi stiamo andando a un congresso molto tradizionale, che non deve essere un referendum però sui nomi, deve essere una scelta politica nelle condizioni date sulla base di opzioni politiche. Quindi io non è per vezzo opinioleria o burocratismo, ma anzi è per stimolare a un impegno sui contenuti, sulle visioni, che dico attendo le piattaforme. Quello che ho detto oggi in un altro quotidiano, noto che Elly Schlein è la candidatura che si sta caratterizzando su due temi che io credo siano molto veri, e cioè la necessità di una ricollocazione sociale del partito. A me piace dire: noi dobbiamo essere la forza che crea giustizia per le persone e per il pianeta. Va bene, ma si può dire, vedremo. Si può dire che lei un giorno auspica, vorrebbe tornare a guidare il PD? No, non è proprio all'ordine. Questo non è È una domanda, cioè nel senso, può essere semplicemente una domanda, no, parte tutto. Anche perché è un momento, punto. In teoria sarebbe questo, ma non è proprio, non è una cosa all'ordine del giorno. No, perché Bettini, volevo chiederle questo. Allora, arriviamo a questo punto, che è anche quello di cui abbiamo parlato adesso alla fine con Zingaretti, cioè obiettivamente il congresso è in una fase sì avanzata, ma insomma molto problematica. Tutto quello che stiamo vedendo ha dato uno spettacolo a volte raccapricciante, altre volte triste, altre volte semplicemente problematico. Va bene, allora le chiedo, intanto, come cavolo è possibile che, diciamo, quella che è, non la chiamiamo componente, non la chiamiamo corrente, diciamo, gli uomini, le donne politiche a lei affini oppure anche vicine a lei, a Zingaretti, per dire, non abbiano saputo esprimere un candidato adatto a tal punto da non avere solo appunto i 4-5 che ricordava. Lei giustamente ha detto ce ne sono 6, ce ne sono 5, però alla fine oggi tutti parlano di quei due, e quindi insomma questo è un tema cruciale. E aggiungo anche altre questioni su cui lei può parlare, cioè il fatto che per esempio questa discussione che va avanti da giorni, compresa quella sul voto online, è obiettivamente qualcosa che prescinde quasi completamente dai contenuti di cui si parla costantemente. E la stessa questione, quindi per esempio quello di cui parlava Zingaretti, e la stessa questione, cioè quella su perché Zingaretti, Bettini, Orlando, tutti quanti insieme sono d'accordo, almeno apparentemente, sui temi, ma non sono d'accordo su un candidato. Ma io mi sento innanzitutto in maniera telegrafica di ritornare brevemente sulle domande che lei ha posto in riferimento al Conte 2 e alle dimissioni di Zingaretti. Noi abbiamo avuto una campagna, di mistificazione in riferimento a una serie di posizioni e anche di effetti che queste posizioni hanno avuto nella realtà, che il gruppo dirigente attorno a Nicola ha avuto nel corso dei mesi. Ma la prima questione è molto semplice, perché ha risposto Nicola, ma io la voglio sottolineare, dice, ma il capo dei progressisti, no, il punto di riferimento dei progressisti, sì, il punto di riferimento dei progressisti, che ha perfettamente ragione Nicola nel dire, quando tu sostieni un governo devi essere leale a quel governo. Il governo c'ha dentro tutti i progressisti italiani, è chiaro che chi presiede il governo è un punto di riferimento dei progressisti, ma è solo per un certo tipo di dibattito politico insulso, che però viene molto amplificato dai giornali, si è potuto fare una polemica su un dato di fatto. La seconda questione è la subalternità, è lì quella che mi fa impazzire di più, perché continuano. Cioè, ancora oggi c'è un elemento di discussione sul tema della nostra presunta subalternità contro il Movimento 5 Stelle, quando noi abbiamo costruito un rapporto complesso in cui siamo cambiati in parte noi, è cambiato moltissimo di più il Movimento 5 Stelle, e durante questo rapporto unitario noi siamo cresciuti, abbiamo vinto tutte le elezioni. Avevamo un partito tutto sommato in salute, e mentre il Movimento 5 Stelle ha faticato molto e decresceva.
quando si è rotto quel rapporto unitario, per motivi che sono tanti, ma sono un po' la ricordati pure Nicola, e noi siamo precipitati e loro sono invece aumentati nei sondaggi e anche nei risultati. Quindi quale subalternità? La subalternità è quella di oggi, cioè quella di non riuscire a costruire in condizioni autonome una presenza del Partito Democratico in grado di non farci mangiare da una parte dei 5 Stelle e dall'altra parte dal polo terzo polo di Renzi e di Calenda. Quindi queste due accuse sono state non solo malevole, ma costruite e diciamo ingigantite ad arte. E qui c'è anche un motivo di stanchezza a un certo punto, chiaro, della segreteria di Nicola. Oggi il congresso. Il congresso deve scegliere sulla identità del Partito Democratico. Ma quando dico identità non dico una cosa astratta, dico l'identità che è analisi, voglia di trasformazione, voglia, linee per la trasformazione del mondo e politiche conseguenti, politiche pratiche conseguenti. Questa è l'identità. È un intreccio tra... Perché in questa identità lei, Orlando e Zingaretti, non riuscite, che sembrate in sintonia sui temi, a trovare, a esprimere una candidatura vostra? Perché questo è il male anche un po' tradizionale della sinistra, della sinistra italiana, che alla fine quando si stringe... Io non è che posso essere caricato di tutto, insomma, io non avevo nessuna e non ho nessuna ambizione, anche un po' per l'età, per come mi percepisco, di fare una scelta in prima persona. L'avrei fatta se avessi avuto 10 anni di meno, però non ce l'avevo. E ho cercato in tutti i modi di mettere insieme queste forze. Però se io le devo dire la verità, anche della nuova generazione, che io apprezzo, perché c'è una nuova generazione di compagni, molto bravi, a un certo punto io avevo anche avrei visto con favore la candidatura di Ricci, un bravo sindaco, che comunque viene da una certa storia, un certo modo di vedere le cose, quindi io ero francamente disposto. Però a un certo punto, quando si stringe anche nella nuova generazione, è un po' il ragionamento è stato: sì, io sono d'accordo, ma se sono io il candidato, e questo francamente non è che aiuta una capacità, ma questo non lo dico per colpevolizzare le persone singole, lo dico perché è un clima generale della politica, nella quale nessuno sente o pochi sentono la spinta di un'impresa collettiva, per dedicarsi ad un'impresa collettiva. Chiaro su questo, ma visto che lei ha scritto un libro così denso, io credo anche importante, che in qualche modo forse funge da lampara, no? Lei come si sente rispetto al fatto che molti discutono veramente più sulle regole che sui contenuti? Perché qua state tutti dicendo, alla fine bisogna parlare di quello, però di fatto si fa... Mi sento malissimo, perché se un congresso che vede in campo vari candidati, tra cui due insomma naturalmente favoriti, sono quelli di cui si discute di più, però nel suo complesso questa discussione non suscita un interesse nel paese, fino al punto che durante questa discussione, che dovrebbe accendere una speranza, e noi continuiamo a calare nei sondaggi, è chiaro che qualcosa non funziona, e cioè che c'è un elemento di, chiamiamola così, autoreferenzialità oppure incapacità di coinvolgere il profondo del paese, che dovrebbe essere questo il vero punto di discussione. Che francamente io sono contento, adesso dico una cosa, sono contento che si possa spingere verso una platea più ampia, si spinga verso una platea più ampia. Ma oddio, poi in corso d'opera o tutti sono d'accordo o nessuno si ingrugna, perché è chiaro che noi stiamo in una fase in cui il congresso è già iniziato, quindi se si cambiano un po' le regole durante una fase già iniziata si deve essere d'accordo tutti. Adesso io non so che cosa
troveranno come soluzione. Però, ripeto, discutere il comitato dei valori, la Costituzione dei lavori, sì. Tutta una discussione tutta interna, mi pare allo stato attuale abbastanza improvvisa. Zingaretti ci deve lasciare, non prima di rispondere telegraficamente a questo. Io penso che ho fatto capire quello che penso. Molto chiaramente. Direzione di questa sera, sulle primarie online, Zingaretti vota sì o no? Ma non so, io credo che si stia lavorando per una soluzione, quindi non credo che ha ragione Goffredo, c'è un elemento quando si inizia, in questo caso un congresso, comunque una competizione per cui le regole si possono cambiare solo se c'è un accordo di coloro che partecipano, quindi io penso che si stia andando, si lavori per non arrivare a una diversificazione, no? Io non condivido... Non credo che sarebbe opportuno, come non credo opportuno stare in questo dibattito dicendo io voto Tizio, ma se vince Caio me ne vado, perché sono delle storture che non aiutano. Ecco. Quindi io non credo che ci sarà un problema di divisione su questo punto, perché si dovrà trovare un accordo affinché tutti coloro che partecipano lo fanno convinti. Bettini, e ci salutiamo. Che devo dire? Alla direzione... visto che non si trova questo accordo, alla direzione nazionale di questa sera sulle primarie online... Non si trova l'accordo? Non lo so, lei... Non credo, non mi pare. Poi Zingaretti ha detto, ma insomma, voglio vedere. Ecco. Ah, io guardi, per ora non c'è... io sono per allargare la platea, ma se non c'è un accordo di tutti, io non penso di partecipare a un voto di visione dentro la direzione su questi argomenti, francamente no. Mi piacerebbe moltissimo un bel voto di visione sulle questioni fondamentali che riguardano la prosettia del PD. Ecco, perché tipo l'alleanza con i 5 Stelle? No, guardi, la vera divisione è che c'è una parte, che è poi l'ascito di Renzi, apologetica rispetto allo sviluppo di oggi, così, quindi per carità rispettabilissima, però c'è, cioè, e una invece critica. Mi piacerebbe che ci fosse una chiarezza di dibattito, di confronto e di scelta su queste due visioni del mondo. Cioè, su questo oggi Zingaretti ha dichiarato che è perfettamente d'accordo con lei. Dobbiamo chiudere. Grazie Zingaretti, grazie Bettini, grazie a Pepperfest, grazie a tutti. Penso grazie che a voi. Arrivederci. Molto del libro e anche delle altre cose. Arrivederci, presto, grazie.